L'ultima fase è il passaggio tra la democrazia dei partiti, il governo dei partiti, e quella che viene chiamata la democrazia del pubblico. Qui arriviamo a noi. Perché la democrazia del pubblico? E qui entriamo nell'esperienza che noi abbiamo avuto col governo interpretato da Berlusconi. Tenete conto, questo libro è stato scritto prima che arrivasse Berlusconi, fa riferimento alle democrazie occidentali. La democrazia del pubblico è quella fase nella quale i partiti, attenti, perdono fiducia e vengono progressivamente sostituiti, rimpiazzati dalle persone, cioè le persone al posto dei partiti. E quindi se i partiti avevano la loro base l'ideologia, delle visioni del mondo, qui tu hai la fiducia, perché con le persone tu ti rapporti sulla base della fiducia direttamente. Ma i partiti di massa, come li abbiamo conosciuti noi, erano fondati su un'organizzazione territoriale, sociale e sulla partecipazione. Ecco, nella democrazia del pubblico l'organizzazione è sostituita dalla comunicazione, in particolar modo dalla televisione. E la partecipazione che garantiva una comunicazione diretta, la trasmissione diretta delle domande, dei sentimenti, dei valori, delle persone in direzione dei leader, viene sostituita dai sondaggi e permettono quindi a me di lavorare, per esempio in questo caso, e a me e a molti altri. Allora, in un quadro di questo genere, perché vi dicevo ti ritrovi in una situazione fortemente diversa e individualizzata, questo è esattamente il passaggio da quello che chiama il fordismo al post-fordismo, cioè dai partiti di massa alla democrazia del pubblico. Nella democrazia del pubblico tu ti ritrovi solo. Perché del pubblico? Guardate che non è, lo spiega bene, ma non parla di pubblico nel senso che noi intendiamo i beni pubblici, cioè i beni comuni, di interesse comune, collettivo, di tutti. Pubblico è tale perché noi cittadini diventiamo pubblico, perché lo spazio della politica diventa quello della comunicazione mediatica, dove noi non possiamo, tra virgolette, interagire o reagire, dove noi possiamo guardare, l'uomo che guarda. In un'epoca di questo genere, è evidente che tu hai quel cambiamento di cui abbiamo parlato, che viene ben interpretato da Berlusconi. Silvio Berlusconi è esattamente colui che interpreta quest'epoca, ma interpreta anche quei valori, e poi è molto italiano. Ragazzi, diciamocelo, è veramente italiano. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che nel momento in cui predica l'indulgenza fiscale, però vediamo il settore, l'indulgenza fiscale, chiamiamola, uso dei, come vedete, volutamente delle formule molto, molto soft, ecco. Ma quanti? Cioè, poi guarda attorno e dite, beh, chi scaglia la prima pietra? Chi scaglia? In una situazione, in un quadro di questo genere, ecco che la democrazia del pubblico funziona come un meccanismo nel quale, attenti, adesso arrivo alla questione che è stata posta, tu cambi il rapporto tra eletti ed elettori. Perché? Perché nel modello aristocratico vige un principio di distinzione. Cioè, io voto qualcuno perché presumo sia migliore di me, per alcuni versi. Certo, per altri versi rappresenta me, quindi deve somigliare. Ma per altri, il principio di distinzione deve essere diverso da me. E possibilmente migliore. Deve esprimere meglio di me le cose in cui io credo o le cose che io vivo. Attenti, nel momento in cui però entri nella democrazia del pubblico, ai tempi in cui i valori vengono
trasformano e vengono rimpiazzati dal marketing, dagli slogan. Nel momento in cui al rapporto diretto dei partiti, della politica nella società e con la società si rimpiazza, viene rimpiazzato dallo spazio mediatico, allora io sono uno di voi. Io attraverso la televisione simulo, imito quello che siete voi, anzi peggio di voi. Non sono migliore di voi, sono peggio di voi. Devo, di fatto, come dire, vendere me stesso come prodotto all'altezza o alla bassezza della massa più, come dire, la media sociale. Devo imitare non solo le virtù, ma soprattutto i vizi. Devo, come dire, spettacolarizzare la vita quotidiana, fino a banalizzarla. Scusi, interruzione, mi sembra di sentire di geografia, società dello spettacolo, mi sembra proprio di sentire, anzi penso che lo citi in un certo senso Guy Debord, con società dello spettacolo, anche sì. Quando parla di... Perché sì, sì. Debord ha parlato anche di psicogeografia e molte altre cose. Come valuta lei uno scritto di ormai, non so cos'è, degli anni 60, di Debord, rispetto alla situazione che stiamo vivendo adesso di questa società dello spettacolo? E lui è tra coloro che meglio di tutti, in modo più netto, l'ha raffigurata. Però io trovo, per parlare a tutti quello che stiamo dicendo, io trovo che la cosa che oggi, se vogliamo proprio venire a noi, insomma, ci ha cambiato il mondo, e ne parlava anche Debord, e quella che poi negli Stati Uniti è stata addirittura codificata come lo storytelling. Sapete cos'è lo storytelling? Ve lo spiego subito. L'ideologia cos'è in fondo? Cioè quello che noi avevamo ai tempi dei partiti di massa. È una narrazione del mondo, della storia, di lungo periodo, che ci dà anche un futuro. Ci dice dove andremo, ci dà dei valori in cui credere, alla luce dei quali ci racconta il passato e ci permette di immaginare il futuro, di prevederlo. Non vuol dire che sarà così, ma noi vediamo prima, prevediamo, perché sappiamo in che direzione vogliamo andare. Nella società invece di cui parliamo adesso, vi ho detto, una democrazia del pubblico, le ideologie si disintegrano e allora tu trasformi queste narrazioni di lungo periodo in uno storytelling, cioè in una narrazione, in una tu lo trasformi e lo cambi con dei racconti specifici, tu racconti una storia e una storia che possa coincidere con la nostra vita, le nostre attese, le nostre aspettative, che mi permetta di vendere il mio prodotto. Tenete conto che lo storytelling nasce nella pubblicità. Avete presente come i prodotti, la pubblicità che funziona meglio è quella che vi associa un biscotto a uno stile di vita, a un racconto, vi associa un'auto a un modello a un tipo di persona, ti racconta qualcosa, cioè non più grandi narrazioni ma piccole storie, magari, ripeto, a mo' di pubblicità. Ecco, lo storytelling è esattamente quello che permette in politica di narrare, di raccontare. Oggi voi sentite spesso parlare in politica di narrazioni, e le narrazioni di racconto. La politica diventa un racconto, ma un racconto che non ha a che fare con la nostra storia, non è condiviso. Lo devi, tra virgolette, inventare, coniare, perché vendi te stesso come un prodotto. E qua non faccio soltanto un riferimento a qualcuno di specifico, cioè questo lo fanno tutti quanti. Per cui noi oggi ci troviamo in una situazione, torno a Berselli e chiudo,
e chiudo questa digressione, però è esattamente la ragione per cui sono venuto qui da voi stasera, cioè per discrimere. Per tornare alla questione di Berselli, noi siamo arrivati in una società, come dice un altro sociologo, che ha liquefatto tutto, molto liquida, cioè ha liquefatto tutto quello che passava davanti. In questa società liquida noi ci sciogliamo. Avete presente il mondo raccontato dalla televisione? Avete presente la politica in televisione? Come vi dicevo, politainment e infotainment. Cioè, guardate Bruno Vespa, ma non solo lui. Io ogni tanto lo dico. Siamo qua, nel salotto, il modello del salotto. Guardate che i tempi cambiano. La crisi della Prima Repubblica è scandita da Gad Lerner e dalla piazza, dalla sua telepiazza. Lui va in piazza, inventa la Lega, lui scopre la Lega e inventa la Lega. Quando fa nella tana della Lega era 90 e lui teorizza il problema della legge, della politica italiana, è che la Lega non la mostrano, non la fanno vedere, infatti viene nascosta, non se ne parlava solo male fino a 90. E per questo prende tanti voti, perché la nascondono. Io la faccio vedere come sono, un successo clamoroso. La mostrata, l'avete visto, insomma, e si è scoperto quanto rappresentasse della società, ma non solo, lui ha fatto un successo clamoroso. Milano Italia, nel profondo nord, ecco, quella era quell'epoca. L'epoca successiva è quella dei salotti. Nei salotti siamo qui, io e lei, e poi mettiamo una serata tipo, ci mettiamo qua un criminologo. Plastico in mezzo, poi mettiamo un cuoco. Una velina sta sempre bene. E se mostra la coscia alza un po', quindi ci mettiamo un cuoco, un paio di politici, a volte può andare bene anche uno psicologo, se poi abbiamo anche un assassino vero, ma neanche, però che stia lì, oppure uno che è sotto processo qua in Italia. Adesso per 20 anni, ma oltre che sono tutti sotto processo, abbiamo crimini che non si chiudono mai, noi abbiamo veramente crimini seriali che vanno avanti. E allora tutte le sere tu ti ritrovi con il cuoco che discute di politica e il politico che fa il risotto, poi il criminologo che discute di politica può anche fare il risotto, comunque lo assaggia. Lo psicologo che a sua volta parla di cucina, discute di politico, di politica, e poi tutti assaggia. Naturalmente la velina fa tutto questo a sua volta. Voi avete esattamente la liquefazione della realtà e avete l'assenza di distanza e di distacco. Vedo che scalpita. È utile questo perché io ho una privatizzazione della politica che si traduce in decisioni all'interno di vari consigli di amministrazione e ti do l'illusione di operare delle scelte e di assistere alle scelte. Sì, non è che è utile, è esattamente l'illusione che diventa realtà, o meglio, il venir meno della distanza tra l'immagine e la realtà, tra l'illusione e la realtà. Cioè, questo è esattamente il passaggio dal partito di massa o dalla produzione di massa al partito che diventa il participio passato del verbo partire, e dove siamo partiti in tanti e arriviamo in pochi e siamo in cammino e siamo in un percorso costante e continuo. Per questo credo, qua ti ripasso la parola, non mi ricordo manco più dove siamo partiti, siamo partiti. Per questo noi ci troviamo in una fase come questa di difficoltà effettiva, come dire, di operare tra virgolette un cambio di paradigma, anche se è evidente che noi ci troviamo in pieno cambio di paradigma, ad esempio rispetto alla democrazia del pubblico, alla democrazia rappresentativa, alla democrazia di massa.
ci troviamo di fronte a una fase, cito un solo soggetto politico che contesta frontalmente tutto questo, no? Il Movimento 5 Stelle, ad esempio, e più in generale, attenti per altri versi, anche i movimenti, coloro che adottano e utilizzano la rete. La rete diventa, nella realtà, ma anche in una certa misura ideologicamente, il grimaldello contro il distanziamento e contro l'esclusione, contro una realtà nella quale siamo tutti spettatori. Ecco, questo è un po' il passaggio a cui noi abbiamo osservato, ci teniamo osservato, e a cui abbiamo assistito nell'arco di un ventennio. Siamo in una fase di crisi di un paradigma che però non vuole, tra virgolette, morire, vado in senso metaforico. Io sono anni, e mi prendono anche in giro per questo, che dico che il, tra virgolette, berlusconismo è finito. E che quest'epoca si è chiusa, perché le condizioni che hanno affermato questa fase, la crisi le ha fatte saltare tutte quante. Cioè, però, allo stesso tempo, Berlusconi no, cioè è bravissimo, è in grado assolutamente di cavalcare anche la propria crisi e di riproporsi come alternativa a se stesso. Però è evidente che le premesse su cui si è fondata tutta quest'epoca sono chiuse. Noi siamo in una fase, anch'io divento vittima di quei fenomeni che racconto, narro e osservo, post. Siamo post, ma non ancora qualcosa di diverso, non siamo ancora qualcosa, non siamo ancora in grado di raccontare cosa siamo. Adesso, da adesso in poi, vado via in modo molto netto. Adesso deve chiedere a lui se può. Volevo chiedere una cosa al professore. No, aspetti. Prego, che procederemo così questa sera, quindi con domande che arrivano random. Facciamo parlare al professore, poi nel caso saremo agli altri, ciascuno parlare. Le domande, no? Abbiamo detto che facciamo una cosa più lunga. Io ti ho detto che io sono in grado di andare avanti fino a... Sì, ma io devo solo tornare a Milano domani alle 7 un aereo, quindi non è un problema. No, però tornando, il tema era quello della crisi. Faccio una domanda veloce, molto veloce, perché a questo punto noi siamo in un paese, Sant'Orso, che fa una scuola, che la chiama Scuola dei Beni Comuni, a cui partecipano diverse dozzine di persone. Allora mi chiedo se sono loro che sono un esempio sbagliato di questo paese, o se invece effettivamente qualcosa si sta muovendo. E anche il rapporto dai cittadini con le istituzioni, con altre vie, si sta modificando e appunto cercando nuovi linguaggi che siano comuni, appunto. Io credo, l'ho detto, che ci sia una domanda talora espressa e talora implicita di quella costellazione di valori che ruotano intorno al termine comune, comunitas, e che attraversa, lo sappiamo, l'economia. L'altra economia in realtà è l'economia di base, no? Quella che Polanyi chiamava fondata sulla reciprocità. In realtà questa è un'area, una costellazione, ripeto, di valori che è assolutamente diffusa, innervata un po' dovunque, e che ha una domanda assolutamente, uso ancora questa parola, diffusa. Tant'è vero che nel momento in cui tu fai un'esperienza come questa, in un comune come questo, ti trovi di fatto molta gente disposta a partecipare. Adesso qua molto rapidamente. La domanda c'è, è latente. Quello che manca spesso è l'offerta di questo. E oltretutto, attenti, la domanda c'è, ma ripeto, è latente. Tu educhi alla domanda, cioè educhi ad esempio al bene comune. Non è che tu
possa immaginare che il bene comune e comunque la comunità sia facilmente acquisibile dovunque. Dipende dalla domanda che hai e dall'educazione che tu dai in questa direzione. Ma il bene comune, se tu, tra virgolette, lo coltivi, cresce, è una pianta che cresce. E la domanda di bene comune e comunque di comunità e di questo tipo, non solo di valori ma anche di sentimenti, è talmente estesa che dovunque tu vada, quando tu esprimi un'offerta, riesci a, come dire, farla sgorgare, farla emergere. Per questo voi vi stupite che ogni volta che ci si muove con... io almeno mi sono smesso di stupirmi, trovo sempre molta gente disposta ad ascoltare, ad partecipare, a esserci. Perché, ripeto, è una domanda assolutamente diffusa, assolutamente reale. Quel che manca è un'offerta, uno. Due, quel che manca è un'offerta reiterata nel tempo. Tre, quel che manca è che mancano sono soggetti e istituzioni disposti e disponibili a coltivare questa domanda in modo continuativo. L'istituzione è questa, rende una domanda di questo genere, cioè è chiaro che poi qui hai molta gente, perché sanno che qui c'è, perché qua lavori nel corso del tempo, per cui qui più che altrove, ma vengono qui anche da altrove, ma non è che altrove sia peggio che a Sant'Orso, cioè tutto rispetto che ho per Sant'Orso e per coloro che ci abitano, però non credo che per fare una... non metto neanche altri comuni più o meno lontani, più o meno vicini, siano diversi da così. Attenti che l'altra faccia del bene comune è esattamente la ferocia, quella che io chiamo la ferocia, è la disperazione dell'individuo. Per questo io parlo di tempi feroci. Quello che state vedendo, l'esplosione della violenza individuale, non organizzata, esattamente l'altra faccia è la crisi, la degenerazione di quell'epoca che vi ho appena raccontato e di cui abbiamo parlato fino adesso, che lascia gli individui soli e disperati. E finite le illusioni, ti ritrovi di fronte a realtà che sono pesantissime. E allora tu, a differenza degli anni 70, ci sono stati anche quegli anni di violenza, non hai violenza collettiva, non hai manco le BR, lungi da me da dire meglio quelle o questo, lungi da me, ma quelle partecipavano di un progetto ed erano organizzate, capite? Qui no, qui hai, come sta, qui hai il disperato che a Milano, guardate, li metto tutti insieme, hai il disperato che a Milano prende una mazza e schianta coloro che gli passano davanti alla mattina alle 6, senza guardare. Tu hai i terroristi fai da te a Boston, cresciuti all'interno di quella Boston peraltro, no? Una bella città, una città, cioè, ripeto, non i suburbi di New York o di altre città, Boston. Tu hai Londra, dove la stessa cosa, i due che senza premeditazione, senza, non sono paidisti, cioè non fanno parte neppure di una rete organizzata, per quanto diffusa, di terrorismo. Sono singole persone che escono allo scoperto e sgozzano un poveraccio che cammina per strada. Oppure hai tutt'altra immagine, il professore che a Parigi si spara a Notre Dame, esattamente per, con la propria morte, facendo della propria morte, non degli altri, la propria in questo caso almeno, un elemento simbolico. Questi sono i tempi feroci, sono l'alternativa al bene comune. Io penso che sia meglio il bene comune, anche per questo. Posso immaginare che ci sia dentro comunque un elemento che ritorna sempre, che è il tema del lavoro, un tema che ovviamente è toccato nel libro e non solo,
ma che la cifra di questa crisi economica sia il declino del lavoro, in quanto non solo sicurezza di un lavoro, se non fisso, quantomeno certo, la possibilità di poterlo trovare, ma un lavoro che soddisfa le mie ambizioni, la mia personalità, le mie capacità, ho studiato, vorrei fare certe cose. Ecco, l'impressione che attorno al tema del lavoro ruoti un po' questo sommovimento, culturale. Allora mi chiedo se non dovremmo anche, nell'ottica del bene comune, lavorare su questo. E in questo ci aggiungo anche altro carico un pochino più statistico, per il tema forse del reddito. Noi, se uno si prende la dichiarazione dei redditi, viene fuori che l'1% dei contribuenti più ricchi dispone di un reddito che equivale a quello del 35% dei più poveri. Il che forse vuol dire che abbiamo un gigantesco problema di distribuzione delle risorse e non l'abbiamo affrontato fino ad ora. Sì, io sulla questione del lavoro sono assolutamente sensibile, perché la nostra è una civiltà fondata sul lavoro. E oggi il lavoro è in crisi esattamente come principio, non soltanto materiale, soltanto come principio di sopravvivenza o di attività, ma come principio generale dell'organizzazione dell'identità sociale. Cioè, tutte le principali, parlavamo prima, ideologie, sono laburiste, quelle che hanno costruito il nostro secolo da cui veniamo, quindi, quella sociale comunista, oppure quella sociale cristiana, sono fondate sul lavoro, e fondata sul lavoro anche quella liberale. Noi abbiamo attribuito al lavoro, sia al lavoro del piccolo imprenditore, sia al lavoro dell'operaio di catena, una funzione multipla. Qua siamo in una realtà. Questa è una realtà, parlo una realtà veneta, Vicentino, qua l'alto Vicentino, dove la gente, le famiglie, non so, ce ne saranno anche qua, si porta il lavoro scolpito nella propria identità, intendo dire nella propria carta d'identità. È un paese, questa è una terra di tessari, lanari, o lanaro, tessaro, marangoni, favari, che sono tutti i mestieri di questa zona. Questa è l'area della Lanerossi. I mestieri tessili sono tradotti in cognomi che qua nella valle di Valdagno hanno pervaso la società. Noi, la nostra storia, cioè il fatto che io mi chiami Diamanti significa che la mia storia è una storia acquisita dopo, perché mio nonno o bisnonno era un trovatello, per cui mi hanno dato un nome che... C'erano due tipi, sapete, di cognomi, sono quelli di Dio a cui sei affidato, quindi, oppure ci sono i nomi legati all'attività, per cui i Diamanti sono o ebrei oppure trovatelli ricchi. Non lo so cosa, mio nonno non era ricco, probabilmente chi l'ho abbandonato sì, però tutti gli altri li vedi perché hanno dei cognomi legati esattamente alle attività che hanno avuto. Per questo il lavoro è comunità, il lavoro è storia, il lavoro è biografia. Io non so, anche i tempi, cioè oggi siamo in una fase difficile proprio di cambio di paradigma, perché è vero, siamo ai tempi della fine del lavoro come l'abbiamo conosciuto, di questo lavoro. Del lavoro come principio organizzativo e identitario della società. Anche il reddito, sicuramente. Ma il reddito, come l'identità che hai, dipende molto da come lo produci e lo riproduci. Dicevamo in precedenza.
la fine del lavoro, la fine di questa civiltà, la necessità di pensare, io sono d'accordo, un'altra economia, anche un'altra società, è data dal come viene il reddito, dal come viene la ricchezza. Cioè, è evidente che in tempi in cui il reddito e la ricchezza arrivano attraverso la finanza senza confini, tu non hai più relazione tra la ricchezza, il reddito e quel che fai. E quel che fai diventa, tra virgolette, inaccettabile, perché è difficile accettare anche la divisione sociale, anche lo squilibrio sociale, quell'1% che rappresenta il 15%, quando non vedo perché quell'1% debba avere quel reddito. Cioè, io posso non accettare che il paron sia un paron, ma so perché è paron. Io posso non accettare il ricco del mio paese, il fatto che abbia una ricchezza debordante rispetto a me, però so perché ha quella ricchezza, magari perché gliela ha passata suo padre, suo zio, suo nonno, ma perché questi avevano qualcosa, facevano qualcosa. Noi abbiamo un cambio di civiltà nel momento in cui passiamo da una società feudale a una società come quella che conosciamo, industriale, più o meno capitalista, non importa, perché passi da una società dove il potere è ascrittivo, e la ricchezza è ascrittiva, cioè dipende da chi era, non l'hai fatto tu, ti deriva dagli altri, a una fase in cui invece conta molto quello che fai, è il risultato del tuo lavoro. Dopo, lasciamo stare tutto il resto, ma questo c'è, diventa difficile accettare quello che avviene nel momento in cui la ricchezza è incommensurabile, non è misurabile, non sai da dove viene, non ha una ragione, non ha un fondamento. E allora mi diventa difficile anche trasmettere il fondamento della mia ricchezza, del mio lavoro, sulla mia identità. E come mi chiamo se tutto dipende dal modo in cui muovi le azioni o i derivati? Cioè, mio figlio lo chiamerò hedge fund, non lo so io, oppure Fitch, sempre il nome, quindi Standards e Poor's, forse evita il tempo, visto il tempo di povertà, lo posso anche usare, ma Standard, io non lo chiamerò mai Standard, cioè, non so, però capite da dove viene e dove viene, come arriva. Qua c'è un altro aspetto, però, che è quella parola magica che tutti usiamo e che immaginiamo non esista, ma che ha un peso, ed è la globalizzazione. La globalizzazione c'è, purtroppo. Dico purtroppo per certi versi, per altri è un'opportunità, ma c'è. Ed è stress spazio-temporale, cioè annullamento spazio-temporale. Tutto qui. Io da qui posso fare tutto. Immaginate, abbiamo parlato appena adesso della ricchezza. La ricchezza è... la puoi fare, cioè, cos'è che rende, che fa e determina il saldo nelle cosiddette economie, le fa diventare incommensurabili, non misurabili, non rilevabili? È il fatto che tu possa utilizzare la rete, che tu da qui possa mobilitare, spostare fondi, capitali che non sono soldi, sono soldi ma non lo sono, dovunque nel mondo, che non ci sia un momento nel mondo dove non c'è una borsa che apre o chiude e ciascuna influenza quella che viene dopo. 3 giorni fa abbiamo avuto i risparmiatori cosiddetti, non so cosa siano, in Italia hanno scoperto che all'improvviso hanno perso non so quante migliaia di milioni o miliardi di euro, sono stati bruciati e quindi anche risparmi e reinvestiti. Perché c'è stato un crollo alla borsa di Tokyo che si è ripercorsa da lungo. Ma perché a Tokyo? Perché l'economia, i consumi cinesi sembra non cresceranno più in futuro come è avvenuto fino a ieri. Ma vi rendete conto? Noi siamo nell'economia dei sentimenti, delle impressioni. Allora, in una
situazione di questo genere tu diventi impotente, cioè non hai più potere, perdi la possibilità di capire dove, da dove, perché, e questo ti rende, ripeto, impotente, e questo può produrre, tra virgolette, disperazione. E proprio per questo, a maggior ragione, hai bisogno di reti di comunità fondate che ti permettano di creare altre economie, alternative, altre, che ti permettano di vivere. Cioè io non credo che si possono esiste una possibilità di realizzare una resistenza felice riuscendo a convivere con quello che avviene se io ho queste reti che mi permettono da un lato di vivere e dall'altra di convivere e non soltanto di sopravvivere e di sopravvivere in modo da attore, non solo da agito o da esattore. Mi sbaglio anche qui velocemente che però le vittime di tutto questo siano soprattutto i giovani, anche questo fa parte dei tempi strani, no? In cui i giovani sono più poveri di quelli che li hanno preceduti, sono più insicuri, più precari. È un tema che ha affrontato spesso, che forse su cui due parole vorrei spendere, perché poi sembra quasi che vengano sempre accusati di saper fare, di non voler fare. Immagino quelli che ho misurato spesso, che sono i giovani che non studiano, non lavorano, non si stanno formando, che sono milioni, senza contare quelli che però non trovano un lavoro, il tasso di disoccupazione sta raggiungendo il 40%, poi bisogna guardarci dentro, ma ho il timore che ci sia proprio una generazione, forse sta diventando anche più di una, che ha subito più di tutte le altre quello che sta accadendo. Questo però è un argomento su cui veramente rischio di invecchiare con voi, guarda, che è molto grosso. Io sulla questione dei giovani ho, come dire, opinioni.